introdotto da Annalisa, io mi voglio agganciare proprio al concetto di tutela del patrimonio, l'assunto insomma che per tutelare il patrimonio culturale bisogna conoscerlo e di ubicarne la conoscenza. Questo è un principio che è alla base proprio delle azioni di tutela promosse dalla sovrintendenza. Non so, per noi uno strumento di conoscenza, ad esempio la catalogazione, viene realizzata a più livelli di approfondimento e che è proprio la base di tutte le altre attività che svolgiamo, la linguistica, ma non sentite? Quindi la conoscenza come elemento base insomma, per la tutela è un principio che è quanto mai più valido nel caso di una città come Messina che più volte ha dovuto fare conti con calamità naturali, disastri bellici che hanno diciamo, compromesso effettivamente sicuramente il patrimonio artistico di cui era dotata e che rappresenta ecco, degli eventi tragici che sono alla base di quell'evoluzione proprio di quella naturale continuità di valori sociali, umani e del perdurare della memoria collettiva che solitamente rimettono il senso di appartenenza già ricordato da Alice e da Germana e di rispetto nei confronti del luogo in cui si vive, quindi è una realtà diciamo, particolarmente delicata quella proprio della città di Messina. Quindi non sempre scontato insomma, questo nostro ribadire continuamente quanto sia importante la salvaguardia di ogni frammento superstito del patrimonio culturale appartenuto al centro priorità nei secoli passati e specie nel caso di quelle sopravvivenze che non presentano a prima vista immediatamente le connotazioni palesi e inequivocabili proprio del bene monumentale isolato e che per questo motivo devono essere valorizzate proprio riscattarsi dall'incuria per rivelare la valenza storica e documentaria di ciò che le contraddistinguono, cioè hanno bisogno proprio di una, devono essere svelate, come dire, perché ce l'abbiamo sotto gli occhi ma non le conosciamo, ma non le apprezziamo in tutta la loro valenza appunto storica. È il caso appunto dell'argomento di questo intervento e anche diciamo, la motivazione diciamo, che ha portato allo studio di quello che rimane la cinta breve di Carlo Quinto, avviato dalla sovrintendenza nel 2012 con l'interazione diciamo, delle varie sezioni. Sapete che la sovrintendenza appunto è suddivisa in sezioni che una di queste sono pure un aspetto particolare del patrimonio culturale e questa collaborazione ha permesso diciamo, di approfondire la conoscenza di questo elemento urbano di indubbio valore storico, documentario, testimonianza sicuramente un gioiello ecco, considerato poi con tutte nel suo insieme, ecco, un gioiello dell'ingegneria militare cinquecentesca e che non è da considerare sotto questo punto di vista, ma che in realtà è un elemento che costituisce, cioè definisce ecco, il posto della città di Messina a partire appunto dai primi anni dalla metà circa del Cinquecento, sino certamente a tutto il XVIII secolo, perché si mantiene tutto sommato inalterato, cioè mantiene questo disegno urbano una volta riconfigurato con questa opera di progettazione così complessa. Importante, ecco, segna proprio il posto di una città che va sempre, diciamo, sempre non deve sembrare questo sottolinearlo, vive in questi anni, in questi secoli, proprio i momenti d'oro precedenti alla rivolta antispagnola, cioè un momento di grande ascesa, di grande floridezza economica, nonostante l'asse, diciamo, gli interessi delle grandi potenze europee stiano via via spostandosi verso l'Atlantico. Comunque Messina rimane crocevia del Mediterraneo, un porto frequentato dalle flotte, dalle navi provenienti un po' sia dall'Oriente che dal Campello, insomma, tutto questo aspetto che è ben noto. E soprattutto si tratta di una città che ha
delle aspettative importanti, cioè contende a Palermo la posizione di sede del vicereame, ottiene per un certo periodo questa prerogativa, le prerogative sono tante, è molto tratto, le ricordo velocemente, la stessa possibilità di battere moneta, la zecca era solo a Messina, in altre città siciliane. Ecco, tutto questo ci deve dare un po' la misura di quello che è la città in questo frangente, in questo momento storico, che ovviamente può fronteggiare, perché la costruzione di una cinta muraria, l'imponente opera architettonica e urbanistica come questa, necessita, come vedremo, anche l'intervento economico della città stessa, che non è Carlo V a volere e a finanziare interamente le mura, ma la città, diciamo, si partecipa almeno quanto l'imperatore, o quanto il regno stesso. Perciò accennavo appunto a questo scacchiere così del Mediterraneo che nei primi decenni del Cinquecento vive questo momento di massimo scontro, diciamo, si potrà effetti fino alla battaglia di Arezzo del 1581, però questi anni, gli anni 30 così del Cinquecento, sono il momento in cui la potenza ottomana e l'impero di Carlo V si fronteggiano e Carlo V, con una serie di operazioni, cerca di arginare l'avanzata appunto dell'impero ottomano sull'asse, diciamo, Sicilia, Malta, Africa. E in questo mi collego a due episodi particolari. Nel 1530 diciamo, affida l'isola di Malta, che era sotto il suo totale controllo, ai cavalieri gerosolimitani, da ora cavalieri di Malta, che avevano perso la loro sede proprio a causa dell'intraprendenza appunto turca, e che e questi controlleranno questo importante scalo del canale di Sicilia. La battaglia di Tunisi e le imprese di successo di Carlo V in particolare sono quelle di Tunisi e la Goletta nel 1535. E questo è proprio il nodo storico, diciamo, fondamentale, che vede che comunque non bastano, sono vittorie che non bastano a contenere questo pericolo, che è un pericolo che sì, come sappiamo, insomma, si manifestava anche con le azioni di corsa, cioè degli corsari finanziari, appunto, sul Mare del Magnifico, creavano degli enormi problemi a tutte le città costiere del basso Mediterraneo in particolare. Addirittura c'è un momento più avanti, oltre a Carlo V, in cui i corsari si spingono a occupano Procida, quindi è un avanzare anche abbastanza diciamo, significativo, perché nella parte del centro del Mediterraneo, insomma, sono una serie di azioni, insomma, che mettono in pericolo, in comunità, tra la serenità che è, ovviamente, tutti gli aspetti economici e politici connessi non vanno bene sotto vantaggi. E allora andiamo avanti con le immagini. Questo è il nostro progetto, che tornerà anche poi la prima illustrazione del lavoro così come è stato svolto. Mi riaggancio appunto a quanto detto Carlo V, dunque, vittorioso da tutti, arriva in Sicilia, attraversa la Sicilia, la Valle di Palermo, poi passa nelle città dei Magnali, Nicosia, Caldazza, di Antonia, dove lungo il litorale ionico arriva a Messina, sappiamo che sosta una serie di classici non però, e viene accolto in maniera assolutamente trionfale, viene lo stesso Polidoro da Caravaggio, progetta tutti gli apparati festivi, insomma, sponda massima, partecipazione di gran popolo, come dicono che è proprio del tempo, ma non bisogna dimenticare che sì, è quasi immediata, ecco, l'azione, cioè la volontà di avviare questa revisione di tutto il sistema difensivo, non solo ovviamente a Messina, ma in tutta
cioè la città costiera, soprattutto sul versante ionico che fronteggia proprio più da vicino la facciata di Lucca. Ma nel caso di Messina dobbiamo dire che, come accennavo, siamo in un momento di ascesa, sono già avviate una serie di interventi che stanno, diciamo, che coinvolgono un po', che determinano, ecco, delle profonde trasformazioni e degli ammodernamenti che hanno una ricaduta sulla vivibilità di certe priorità, ricaduta ad esempio alle nuove, cioè all'avviamento, perché già nel 1530 è stata avviata proprio la costruzione del moderno acquedotto, se non altro attraverso la deviazione dei torrenti a sud della città e la sostenazione dell'albero stesso, ma con imprese potenti, e quindi di conseguenza appunto era già ben avviata questa opera di ingegneria idraulica che, ecco, in qualche modo, ecco, interviene anche sull'ambiente che subito urbano cittadino. Ma torniamo alle nostre fortificazioni. Tommaso Mazzello scriveva alla metà del Cinquecento: Messina è molto accomodata ad assaltare la Sicilia. Carlo V, la cinse di bastioni, muraglie e di grossi baluardi, restaurando le cose vecchie, importante questo, e rifacendo delle nuove, con lei la fece fortissima. Quindi questa è una delle fonti storiche, noi abbiamo attinto ovviamente come tutti per la ricerca le fonti tradizionali, una fonte in particolare è stata utile anche nel lavoro poi che dimostrerà Sabrina, quella del Cuneo. Giuseppe Cuneo è un cronista del primo del Settecento, il cui lavoro è incentrato soprattutto sugli anni della rivolta antispagnola, ma che fornisce poi molto puntuale, molto preciso, c'è anche una capacità di raccontare, di far vivere proprio la realtà messinese di quegli anni, che erano staccati della società, del tempo, e ci serve, cioè, qui abbiamo attinto anche perché è proprio tutti i dettagli, tutte le varie porzioni, ecco, della cinta muraria cinquecentesca, vengono utilizzate ovviamente come segni dai rivoltosi, quindi certe volte sempre i dettagli ce li abbiamo da una fonte più tarda perché c'è un interesse preciso nell'economia del racconto, ecco, che porta avanti. Ferrante Gonzaga, il viceré, viene incaricato perciò di provvedere, diciamo, all'avvio della costruzione delle opere della cinta muraria. Siamo nel 1537, viene coinvolto l'ingegnere Reggio Antonio Ferragolino da Bergamo, collabora Domenico Giuntarocchi da Prato, invece è ingegnere della città di Messina, che arriva dai senatori, e lo scultore Giovanni Angelo Montorsoli, che si avvalgono tutti della consulenza dello scienziato umanista Francesco Morolivo, che è un conoscitore profondo, insomma, della morfologia dei luoghi, quindi ha una funzione fondamentale, soprattutto per Castello Stare, insomma, sappiamo che la sua partecipazione fu importantissima. E quindi questa immagine è stata introdotta perché sebbene sia la riascheria, come vedete, è una ripartita del 1617, in realtà si considera e seguiva sul disegno di Bruegel un disegno che dovrebbe risalire alla prima metà del Cinquecento. Ma ci consente di dare velocemente un'occhiata a come si presentava la città prima della costruzione della città muraria. Le mura sono quelle medievali e lo stesso perimetro urbano effettivamente lascia di fuori il piano di Terranova, che è questo. Vediamo distintamente la struttura del monastero di San Salvatore dei Greci e la torre Sant'Anna, che è quella costituita dopo la conferenza che fa parte del. Spica, smetta al centro della città, dove la città, la fortezza di Matarifone, insomma, nell'insieme, cioè qua c'è qualche congruenza, sono già lungo del 500, però diciamo, le vedremo diverse di queste incongruenze, nel senso che l'immagine di Messina poi viene modificata, cioè, viene adattata, quindi
certe volte la data ci dà un'indicazione, quello che vediamo invece è qualcosa al tempo. Però nell'insieme quello che ci interessa è appunto la diversa tipologia proprio difensiva che la città possiede in questi anni. Invece il disegno, la ridefinizione del disegno urbano è così importante e radicale che da questo momento in poi noi abbiamo una serie di veduti, rappresentazioni fotografiche basate su questo modello, cioè questa anzi è una elaborazione anche più tarda, però il modello appunto degli anni parte con si avvia intorno agli anni 40, così del 500 e poi man mano si vedono le varie aggiunte perché questi cantieri sono attivi in 10 decenni, i cantieri della costruzione di Montezza pure. Ecco, ad esempio, qui vediamo che sopravvivono ancora a partire dal Palazzo Reale, che anche quasi verrà comunque nel 500 ristrutturato interamente, ancora le vecchie mura medievali. Ecco, queste fanno parte ancora della cinta muraria romana, insomma, poi ovviamente rivista, cioè, però l'impianto è quello, ovviamente, secondo torni, con le porte che si aprono sulla muro, probabilmente non spesso e tutti, mentre invece qui già si distinguono nettamente i vari forti, i fossati ecco, che delimitano a nord e a sud, l'utilizzo ecco, dei torrenti a nord e a sud degli anni ecco, lungo i fossati, quindi a ulteriore protezione della città murale. Questa ha ingolfato all'interno il quartiere della Nove, ricordate da fuori prima dei lavori, e anche tutta questa ampia zona che corrisponde grosso modo alla zona del tribunale, l'attuale tribunale, il colle di sulla faccia del porto abbiamo ormai il monastero di San Salvatore dei Greci, il monastero dei Porti di San Salvatore dei Greci, il monastero è stato spostato in una zona fuori corrispondente all'attuale sede dell'area di sedime del Museo Regionale di Messina, e la presenza dell'arsenale ha una vita breve perché viene costruito nel 1565 e demolito nel 1615, a particolare perché ostacolava i diritti del Porto di San Salvatore verso l'esterno, però in questo momento sicuramente ecco, anche un'altra importante insomma, sopra la città di Messina che faceva da scalo alla flotta anche imperiale, insomma sappiamo poi anche la battaglia di prima della battaglia di Levanto, la flotta romana di Rimini, ben noto. Ecco, chiaramente le vedute trecentesche restituiscono un'immagine insomma, più verosimile, astratta, perché intendono riprodurre anche valori atmosferici, colori, insomma, ci fanno calare meglio con quella che poteva apparire con la realtà della città in quegli anni. Tra l'altro qui vediamo che la cortina del porto non è più distinta dalla presenza delle mura medievali, ma si è sostituita la palazzata, d'altra parte aveva più motivo di esistere una prosecuzione appunto delle mura, visto che il Forte del Salvatore provvedeva ampiamente a difendere il luogo del porto, e il Palazzo Reale è stato trasformato, anche questo, però io quello che a noi mi interessa di più è capire come erano stati condotti questi cantieri per la costruzione delle mura, avevano cioè le mura cinquecentesche evidente caratteristica di essere state realizzate con quello a sacco a causa della mancanza di pietraggio, di pietra da costruzione, cioè della carenza più che altro, i lonci di pietra calcare erano stati utilizzati soprattutto per rafforzare tutti le ralghe, come ne so, i bastioni, ecco, mentre e lei è cortina muraria, è tutta appunto realizzata sta con pietra nei fiumi, ma di lei risulta
derivato dalla demolizione di tutti gli edifici che effettivamente sono, no, un sacco di leggende, di storie vere, diciamo, ma anche di leggende sulla opportunità o meno di demolire soprattutto gli edifici sani. È il caso, per esempio, della monastero di Santa Maria fuori le mura, che doveva fuori la porta della legna, e che fu costruita proprio dove sorgeva il monastero di Santa Maria fuori le mura medievali. E per intenderci, la chiesa, insomma, da cui proveniva il politico di San Gregorio di Aperlone, se non ragionare in possibile, e anche il mosaico della Madonna della Ciampetta. Quindi la distruzione di questo bene ecclesiastico molto amato, insomma, della cittadinanza, causò il problema, così anche per questo bene, anche per altri edifici sacri. In ogni caso, si procedette comunque senza ostacolo, diciamo, all'ampliamento, e diceva appunto il sistema di costruzione. Ovviamente questa configurazione, così, delle mura che si sviluppano più nello spessore, che ovviamente ossequino alle esigenze delle nuove tecniche combattive, diciamo, passate sull'artiglieria, quindi per assorbire qualche artiglieria, sono estremamente funzionali, e in effetti la città, da questo momento in poi, si presenta come una piazza forte e credibile per i turchi, a potenziare e a diciamo, rendere proprio inespugnabile questo sistema integrato, perché la presenza di due forti, la costruzione di due forti sulle colline, che difendono, che hanno sostanzialmente la funzione di avvistamento, perché coprono proprio tutta la visuale dello stretto, ma anche di eventualmente proteggere attacchi da terra, una cosa che era effettivamente, cioè l'area della Barbarossa nel 1943 effettivamente aveva risalito, ecco, la strada che dà qua la droga, in questo è il toponimo di questo, conduce verso l'Ostenea. I forti sono Forte Gonzaga, e Castellaccio, cioè salendo dall'attuale, che esiste ancora, Forte Gonzaga esiste, però Castellaccio esiste anche, sebbene mascherato, e si trova salendo da Gravina, e si giusto per farlo a Città dei Palazzi. Sì. Sì, naturalmente, eccoci, fa piacere, ecco, ricordare anche come ci facevamo nel pugno, giusto perché ci mancherà in questa realtà di utilizzare le mura, cioè funzionavano, erano estremamente funzionali appunto durante la rivolta di spagnolo, come dicevo. E Cuneo scrive: da quel primo giorno del 7 luglio 1674, che cominciò la guerra civile per la divisione del popolo di Messina tra Meri, uniti con gli spagnoli, e Melvizi, veri messinesi, si chiusero tutte le porte della città. Quelle della marina si murarono, lasciandone aperte 3 o 4, le più necessarie per qualche traffico, con le porte di legname per fortificare e conguardare. La porta della muraglia che va verso il monastero della Maddalena, sotto, questa è una veduta, diciamo, che è significativa, ma un po' non è esatta, dicevo appunto, la porta della muraglia che va verso il monastero della Maddalena dei reverendi padri benedettini si murò totalmente, si ruppe il ponte. La porta imperiale vicino al grande ospedale e la porta reale si custodirono bene, con soldati assai e più animosi, con suoi capitani. Gli si fecero le porte grandi e portelli di legname ben forte, gli si ruppero i ponti di maramma e si fecero di legno posticcio, calandosi la mattina e alzandosi la sera, a foggia di quelli dei castelli reali. Ad ognuna di queste porte che si lasciavano aperte per entrare vive e per il commercio delle due furie, si fece il suo corpo di guardia. La notte, Massima, si stava con vigilanza grande, e mai per lui gli avesse ardito accostarsi ad alcune delle porte senza il nome, perché gli si sparava come di si lasciarono ancora aperte, ma con grosse cancellate e con un solo vicolo coltello, la porta, quella detta della legna e l'altra della puzzetta, per comodo di quelli che abitavano fuori di esse, ma del medesimo modo custodite che erano le porte imperiali e le reali. E ricapitolando, porta reale, la porta di accesso da nord, porta della puzzetta, puzzetta, eccetera,
di questo nome che è molto importante, che appunto come vedete giorni fa è estremamente per consentire a Messina, ma Messina si rivoltò, si tenne la città per 4 anni, contro appunto, ma io leggevo questo brano anche per sottolineare il fatto, forse non si vede tanto questa veduta ma qualche altra, che appunto a ridosso delle mura ormai si sono sviluppati questi altri quartieri, quindi è importante anche mantenere comunicazioni con questi popolosi quartieri. San Leone per esempio, questo è Porta d'Arte, riusciamo a vedere fisicamente questa veduta di Antonio Ioli, Modena è stranamente italiano perché io ho visti nel corso del 600, ma anche del 700 sono spesso stranieri, gli italiani ecco prediligono la lettura di storia e quindi gli stranieri sono quelli che effettivamente vogliono anche accompagnare questi dottori stranieri, le catture, insomma le vedute anche, cioè le vedute precise e puntuali ce le abbiamo proprio da un video, insomma, da altri, però Antonio Ioli è uno dei capitali, ecco, del video. Quindi scriviamo qui gli elementi, ecco, la città muraria si presenta molto ben visibile, cioè evidentemente colpisce l'attenzione sì, del turista, ma certamente è una realtà che non si può, diciamo, da cui non si può prescindere. Possiamo anche cogliere qualche aspetto così della struttura muraria, non so appunto la potenziamento delle parti angolari, Forte dell'Andria, che corrisponde all'attuale zona dell'osservatorio astronomico, la cornice a sezione, la sezione semicircolare che segna proprio la fine della scarpa, no? Ecco, ancora imponente, comunque era stato tutta la parte basamentale, era stata potenziale proprio durante facciamo proprio una sorta di percorso fuori dalle mura, questa è parte della boccetta con i baluardi che la proteggono, questo in particolare sono stati demolito solo dopo il terremoto del 1908, quindi persisteva nonostante le demolizioni ottocentesche. E ancora la porta della legna, questa è una veduta appunto di Van Mitter, 1914, dove possiamo distinguere anche il bastione degli Gentilmeni che poi vedremo meglio, che è quello che è visibile proprio di Teatro Savio, di fronte al Teatro Savio, c'è ancora questo bastione che è il gemello di quello che è dall'altro lato, oltre che era fatto e questo invece il primo piano è non sbaglio il bastione del segreto. E ancora il segreto, guardate come è imponenza, proprio questo è solo un particolare di questa veduta ottocentesca, però guardate che struttura possente appunto mostrarlo, il bastione segreto e il bastione dell'Alterone. Qui ancora se noi vediamo il percorso, vedete come appunto si segue l'orografia proprio della città, cioè le mura si accompagnano proprio il di piani, poi in basso da queste parti c'è la porta interiale, questa la porta interiale, vedete che già appunto le case sono ben addensate ovviamente fuori dalle mura. Anche qui un'altra visuale ravvicinata di quella veduta che si usava la Banca d'Italia, è veramente straordinaria, per riconsolare qui in particolare appunto il bastione, non il bastione, insomma la parte di muraglia dello Spirito Santo, la chiesa dello Spirito Santo dovrebbe essere fuori dalle mura, ma distinguiamo anche il bastione San Giorgio che poi viene demolito quando viene costruita la cittadella, cioè dopo la rivolta antispagnola, in seguito dell'azione punitiva, fortemente punitiva appunto del governo spagnolo, viene costruita la cittadella, e quella è curiosa questa veduta perché prodotta appunto l'immagine di Messina sostanzialmente è ancora il volto precedente, quasi 500 c'è già la casa ovviamente, è immersa la cittadella in questo punto, ma c'è ancora il bastione San Giorgio e l'altaretto che invece verrà demolito e ricostruito più avanti quando viene
tutta la cittadella, insomma, è come calare proprio questa terribile mostra che è questa costruzione pensata con i messinesi di una realtà che è quella precedente. E qua si vede bene, insomma, ecco, vedete il Lazzaretto, questa è la posizione reale del Lazzaretto, vediamo che non c'è più il San Giorgio, ci sono altri elementi interessanti come appunto la enfatizzazione della, della fortezza dell'Andria, questa è la fortezza di Vincenzo. E qua invece poi delle mura, molto Bodagno, che però in questi anni dovrebbe essere già, cioè, dovrebbe essere stato abolito perché insieme alla politica dell'università, anche questo Bodagno, ma anche la sua funzione. Diciamo, ci ancora accennavo il fatto che ancora, ancora i primi anni dell'Ottocento, questa rappresentazione fotografica lo testimonia. Molto esatta, precisa, registra tra l'altro tutta la, la realtà proprio della, dei campi della Rosella, della strada del Tromo, insomma, tutte quelle, quelle di quei quartieri, quei borghi che si stanno pensando intorno alla città, fuori dalle mura, ma le mura sono ancora ben integre e compatte. Infatti l'azione di demolizione si avviene alla metà del, dell'Ottocento, anche per esigenze insomma di ampliamento, appunto per impedire la, cioè le mura ovviamente impedivano questa comunicazione tra i due, sia sul versante nord che su quello meridionale, e quindi anche per questo prevengono la demolizione, diciamo, a tappeto di queste importanti testimonianze che comunque si mantengono ancora sul fronte collinare. Questi, diciamo, anche queste, queste sopravvivenze vengono compromesse in parte dalla più tardi, insomma, dalla realizzazione della circonvallazione che sezione, insomma, prevede anche la, la perforazione di alcuni tratti e che diciamo, diciamo, con questo ci agganciamo un po' a quella che è la realtà post-terremoto e che diciamo, verrà più. Sì, diciamo in questa ottica appunto che è quella della, della, della valorizzazione, della, del recupero della, della memoria di questa, della città muraria cinquecentesca.